attesa per la gara del 27 agosto, che quest'anno si preannuncia essere la più competitiva di sempre, e novità tra gli spettacoli che il magistrato delle contrade di Montepulciano ha organizzato durante la settimana degli eventi. Inizia con questi presupposti la settimana più attesa dell'anno dal popolo poliziano, quella del Bravio delle Botti, in cui Montepulciano rivivrà la tradizione e la storia di una delle manifestazioni più suggestive e importanti della Toscana. La 49esima edizione del Bravio delle Botti è stata presentata nel teatrino della chiesa di Sant'Agnese a Montepulciano, per cui il magistrato delle contrade ringrazia le suore domenicane e la parrocchia per lo spazio concesso. Alla presenza del sindaco di Montepulciano Michele Angelini, del reggitore, del magistrato delle contrade Andrea Biagianti, del consigliere con delega al Bravio Gianluca Fè. Tra gli appuntamenti in programma quest'anno, la novità del Bravio sono gli imperdibili spettacoli degli artisti di strada che durante le serate con tardaiole animeranno l'atmosfera e regaleranno intrattenimenti medievali, non solo prove in notturna delle 8 contrade dunque. Quest'anno, nella settimana che precede la gara, il Bravio regalerà ai cittadini visitatori e ai turisti un motivo in più per rimanere affascinati dalla manifestazione poliziana. Come sempre, almeno negli ultimi anni, c'è stato e si registra un lavoro sinergico tra diversi soggetti e istituzioni, a partire dal Comune di Montepulciano insieme al magistrato delle contrade, un magistrato che ha saputo però nel corso di questi anni anche coinvolgere tutte le realtà associative, non solo quelle del volontariato ma anche culturali e sportive del nostro territorio. A partire l'anno scorso, per esempio, ricordo la collaborazione con il Cantiere Internazionale d'Arte ma anche con il collettivo Piranha del Live Rock Festival, altre realtà sicuramente che sono di fondamentale importanza per quella comunità che oggi sicuramente vive un momento particolare molto intenso con la partenza, diciamo, della settimana degli eventi del Bravio 2023. Andrea Biagianti, ci siamo, finalmente inizia l'edizione 2023 del Bravio delle Botti. Ti chiedo, questa edizione nell'insegna della crescita, hai sottolineato in conferenza stampa, su quali aspetti? Ma innanzitutto cerchiamo di consolidare la manifestazione dal punto di vista organizzativo, anche perché la complessità è diventata sempre più elevata, pertanto serve la collaborazione di tante componenti oltre alle contrade e al magistrato delle contrade, per cui in primo luogo cerchiamo di crescere in termini organizzativi per dare lo spettacolo migliore. È un'edizione in cui ci saranno anche delle novità, per la prima volta gli artisti di strada durante le prove delle botti, il manifesto di un artista, Andrea Calisi, un artista romano, ha ricevuto un grande successo, e soprattutto affrontiamo la settimana degli eventi con entusiasmo, l'entusiasmo del popolo del Bravio, e aspettando una gara che si prospetta probabilmente molto equilibrata. Allora, il Bravio è pronto a partire, una grande macchina organizzativa che vede il Comune di Montepulciano al fianco del magistrato per tanti eventi che, insomma, sono già iniziati ma che entrano nel vivo proprio in questi giorni. Allora, come sta andando l'organizzazione e, diciamo, vogliamo sottolineare ancora il punto di forza della cittadina poliziana con queste importanti manifestazioni? Sì, sicuramente a partire da domani entra nel vivo la macchina organizzativa del Bravio delle Botti, che vede sempre una collaborazione più fattiva tra magistrato delle contrade e amministrazione comunale, ma come ha ricordato anche il reggitore e il sindaco poco fa in conferenza stampa, una manifestazione che riesce a coinvolgere tutte le realtà principali della nostra cittadina, penso ad altre associazioni ma anche ad associazioni di volontariato come la Misericordia, la Croce Rossa ed altre che ci aiutano a, diciamo, a gestire tutto quello che è l'ordine pubblico e la sicurezza. Del resto, se ci pensate, solo per il giorno del Bravio si deve in qualche modo gestire l'ordine di migliaia di persone in tutta una cittadina, non è una semplice via, una semplice piazza, e questo appunto richiede degli sforzi importanti anche proprio in termini di risorse umane. Ma da questo in primis il sottoscritto in quanto delegato, insieme anche al reggitore e a tutto il gruppo sicurezza che, diciamo, è stato creato in seno al consiglio di gestione del magistrato alle contrade, sta lavorando, e quindi, insomma, sono sicuro che la macchina è pronta e che tutto andrà per il meglio. Le avete riconosciute? Sono le voci e i volti del Bravio delle Botti di Montepulciano per, appunto, quelli che la botte, la trasmissione storica del Bravio in diretta TV. Si parte. Valentina Chiancenesi, Chiara Cacace, non siete tutti però. Chi manca?
Non siamo tutti, noi siamo quelle che guideremo lo studio. Poi ovviamente con noi ci sarà Diego Mancuso, come tutti gli anni, voce storica, ideatore della trasmissione, che sarà però quest'anno novità, grandissima novità per la trasmissione, sarà alla colonna del Marzocco. Sì, sarà la colonna del Marzocco per raccontarci le partenze. Mentre Celso lo abbiamo spostato sul Sagrato del Duomo per raccontarci gli arrivi. Ma allora quest'anno è un girl power, qui comandano le donne. Sì, quest'anno sì, diciamo che ringrazio Celso e Diego per aver occupato le postazioni esterne allo studio, e io per alcune serate prenderò il posto di Diego, quindi saremo io e Valentina che collaboriamo già da un po', diciamo che mi ha accolto sotto la sua ala vari anni fa, e quindi sì, speriamo di fare una trasmissione tutta al femminile dentro e tutta al maschile fuori, quindi saremo in parità, e sono sicura che Celso e Diego fuori daranno il loro meglio, io spero di essere all'altezza. E non ne abbiamo dubbi, Valentina. Tu quindi dovrai gestire lo studio, collegamenti, gli ospiti, insomma sarà un bel impegno, ma la formula è consueta e consolidata, rodata. Assolutamente sì, la formula è sempre la stessa, solo l'unica serata in cui saremo io e Diego in studio sarà il giovedì, la serata dei ceri, quella un pochettino più complessa, che dovremmo avere anche un aggancio fuori, perché ovviamente è una serata impegnativa, quasi come la domenica del Bravio, quando ritroveremo il pomeriggio Martina Belvisi. Ci sarà anche lei, ovviamente non poteva essere una maratona senza Martina Belvisi, che ringraziamo tanto. E dunque sì, io e Chiara porteremo avanti, speriamo in maniera egregia, il lavoro che per tanti anni ha fatto Diego. Insomma. Il racconto quindi di quello che avviene minuto per minuto, partendo dal proclama. Sì, esattamente, iniziamo sabato 19 e quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a collegarsi alle 8:30 per seguire 20:30, grazie per la correzione. Sto prendendo. C'è caso che la mattina alle 8:30 si sintonizzano? Beh, allora, per noi va bene, insomma, se poi ci vogliono seguire fino alla sera, ben per loro. E quindi nulla, sabato 19 alle 20:30 sintonizzati fino a domenica 27 per la gara del Bravio. Perfetto, e allora tornano le interviste agli spingitori, tornano insomma tutti gli appuntamenti, noi vi auguriamo un buon lavoro, vi seguiremo da dietro le quinte, in bocca al lupo. No, ci aiuterete da dietro le quinte, non solo ci seguirete, ma ci aiuterete, perché veramente ci date sempre, no, senza di voi non andiamo in onda, insomma, ecco. Viva il lupo! Oggi alla conferenza stampa di presentazione del Bravio delle Botti 2023 è stato presentato anche un grande libro, inedito, grazie, appena uscito, eh? Sì. Antonio Garossi, questo titolo da dove esce innanzitutto? Me lo dici tu il titolo del libro? Allora, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, viene da una famosa frase detta dal grande ciclista Gino Bartali in occasione di una trasmissione televisiva della RAI, Colosseum, che era collegata in diretta con il Bravio delle Botti. E in quell'anno è accaduto un fatto particolare, che Collazzi, in testa a pochi metri dall'arrivo, ha sbandato facendosi superare all'ultimo metro da Cagnano, e quindi il grande Gino Bartali ha detto: ai ai amici di Collazzi, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. E così è nato il titolo di questo libro, che in realtà tratta aneddoti e curiosità del Bravio delle Botti. Allora, noi di Teleidea Plus ti conosciamo, sappiamo, però insomma raccontaci di te, come sei legato al Bravio? Il Bravio ti lega da piccolo, perché ti inizi con la bancarella, andare a vendere i fazzoletti della contrada, le bandiere e tutto il merchandising. Senti, quale aneddoto possiamo spoilerare? Possiamo dire qualcosa? Hai raccontato in conferenza stampa, ora non vogliamo sapere tutto, però qualcosina, qualcosa che ti è piaciuto di questi racconti che hai raccolto? Mi sono piaciuti tutti, perché ho dovuto cercare queste storie particolari. C'è
Ad esempio c'è una storia delle coste che nasce un anno che era di moda rubare le bandiere, quindi è stato su questa cosa è stato organizzato uno scherzo ad un contradaiolo e ecco, questo potrebbe essere un aneddoto che poi... Chissà quanti ce ne sono in questo libro che vi invitiamo ovviamente a leggere. L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Aneddoti e curiosità sul bravio delle botti di Montepulciano. La raccolta di racconti di Antonio Garosi, da oggi in libreria. Vai, vai, vai! Dai, concentrati, non passate!